Ciao, questo è Brain, il cervello come non l'avete mai visto. Oggi parliamo del sistema nervoso. Tutti i movimenti che svolgiamo durante la nostra vita, come correre, parlare, ma anche tutti gli stimoli che possiamo conoscere attraverso gli organi di senso, sono tutte attività coordinate dal nostro sistema nervoso. Il sistema nervoso provvede principalmente al coordinamento del nostro corpo e permette di percepire quanto accade nel mondo esterno seguendo tre passaggi principali, che sono la raccolta di stimoli attraverso i recettori sensoriali, l'integrazione e l'analisi delle informazioni fornendo una risposta adeguata e infine l'attivazione degli organi infettori che eseguono la risposta. Queste tre funzioni vengono raccordate tra loro dall'azione dei neuroni, supportati dalle cellule gliali, unici componenti del tessuto del sistema nervoso. I recettori sensoriali sono cellule o veri e propri organi specializzati nella ricezione di un particolare stimolo. Gli organi effettori, invece, sono in genere muscoli e determinano quindi una risposta motoria in base all'informazione ricevuta. Nei vertebrati, il sistema nervoso si divide in due parti: sistema nervoso centrale, costituito dall'encefalo e dal midollo spinale, il quale riceve informazioni, le integra e ne elabora le risposte. Il sistema nervoso periferico, formato da nervi, fasci di assonno e gangli, il quale svolge la funzione di collegare il sistema nervoso centrale agli organi di senso e agli organi effettori. Arrivederci alla prossima puntata.